Vi lascio in buona compagnia. Noi ci vediamo verso mezzanotte. Ciao a tutti, ci vediamo dopo. Godetevela. Ciao. Siete tantissimi. È emozionante essere qui. Provo a mettermi davanti. È partito un coro, non mollare mai. Non mollate mai neanche voi. È emozionante essere qui. È emozionante perché proprio qui su questo palco, e voi c'eravate, un anno e mezzo fa ho concluso la mia campagna elettorale. Ve lo ricordate? Un anno e mezzo fa è iniziato il nostro sogno. No, meno male che esisti tu, meno male che esistete voi. Io vi voglio bene, questo ve lo voglio dire, vi voglio proprio bene. E mi prenderò qualche minuto in più. Allora, dicevo, qualche tempo fa, un anno e mezzo fa, abbiamo iniziato un cammino che ci ha portato alla guida del Campidoglio, di Roma Capitale. Adesso noi questo cammino lo stiamo continuando e lo dobbiamo completare. E voi sapete come? Andando al governo del paese con Luigi Di Maio. È un cammino importante ed arriva in un momento storico importante. Abbiamo una possibilità, una sola, che ci consentirà di cambiare tutto, di riscrivere la storia. Noi dobbiamo fare un favore a noi stessi e a nostri figli. Noi dobbiamo completamente rivoltare il sistema dei partiti. Lo dobbiamo fare perché lo possiamo fare. Sappiamo, lo abbiamo toccato con mano, lo vediamo ogni giorno. Che cos'è quel sistema? È un sistema vecchio, è un sistema marcio. È un sistema nel quale gli inciuci sono all'ordine del giorno. I cambi di casacca, gli scambi di favore tra partiti hanno scritto una legge elettorale vergognosa come la legge truffa del 53. Hanno scritto una legge per tenere fuori il Movimento 5 Stelle. Sono vergognosi! E noi abbiamo una cosa, noi abbiamo la dignità di fermare questo sistema e abbiamo il coraggio di farlo. Loro continuano a dire, attenzione, questo lo sapete bene, loro continuano a dire che noi siamo populisti, che noi siamo incapaci, che noi non riusciamo a fare le cose. Invece voi lo sapete, da quando abbiamo iniziato a governare in tutte le città, che chiaramente ci lasciano città in macerie, noi abbiamo iniziato a fare quella che possiamo chiamare la rivoluzione gentile. Innanzitutto abbiamo iniziato a realizzare gli impegni che ci prendiamo in campagna elettorale. Tutti! Sistemiamo i bilanci, riportiamo gli appalti regolari, ricominciamo a mettere al centro la persona, parliamo di temi reali come l'ambiente, come la sostenibilità,
Noi lo facciamo non solo durante la campagna elettorale, ma noi lo facciamo quando governiamo, la cosa più importante. Noi manteniamo le promesse che facciamo in campagna elettorale, per noi sono scelte di vita e loro hanno paura di tutto questo. Ma lo avete visto? Lo avete visto quel video di Salvini, della Meloni e di Fitto? Hanno paura di noi, perché sanno perfettamente che quando arriveremo al governo li manderemo a casa. Ma voi vi immaginate che paura gli fa il reddito di cittadinanza? Qualcosa che, se applicato, consente finalmente di avere cittadini liberi, liberi di scegliere, liberi di dire no, e non schiavi dei 10 euro fuori dal seggio elettorale. Vi immaginate che paura gli fanno le nostre proposte, quando parliamo di sostenibilità e che cosa significa, quando parliamo di energie verdi, stop alle trivellazioni, stop alle lobby del petrolio, ma vi immaginate? Le pensioni d'oro. C'è questo sistema che si sta ribellando, noi lo vediamo tutti i giorni, adesso probabilmente l'avrete letto. Siamo andati a mettere le mani sulla questione dei rifiuti e un nostro amministratore della società è stato minacciato da un senatore di Forza Italia perché ha osato... dire che un dipendente stava dicendo delle falsità sull'azienda e ha ricevuto una telefonata. Perché prevenire è meglio che curare. Questo è il contenuto della telefonata. E poi ci bruciano gli asili quando li apriamo, ci bruciano i cassonetti quando li mettiamo. Ci stanno sabotando tutti i nostri mezzi del servizio giardini che sono già esigui. E io vi ricordo che sul verde c'erano gli appalti di Mafia Capitale. Allora, qualunque passo facciamo, loro hanno paura e cercano in tutti i modi di sabotarci. E questo è quello che noi ci dobbiamo aspettare quando andremo al governo. Ma voi ve la immaginate Roberta Lombardi che sta facendo una scalata a un sistema che è quello della Regione Lazio? Ma avete idea di cosa sia la sanità nella Regione Lazio? E dicono che va tutto bene. E lei e la sua squadra hanno il coraggio di metterci la faccia e di dire dobbiamo cambiare. Allora noi glielo dobbiamo far sentire il nostro sostegno a Roberta. Glielo dobbiamo far sentire perché sta facendo un'impresa anche lei. Voi ve lo immaginate che cosa vuol dire avere un comune, una regione, il governo, tutti dallo stesso lato, tutti dalla stessa parte, che quando si parla di energie rinnovabili a cascata si prendono provvedimenti e vengono attuati immediatamente? Ve lo immaginate? Parliamo sempre del reddito di cittadinanza, parliamo del taglio agli sprechi, parliamo di dare più fondi agli ultimi, ai bisognosi. Noi siamo dalla parte dei cittadini. Ve lo immaginate che cosa vuol dire avere tutte le istituzioni che lavorano con lo stesso obiettivo? Vuol dire che finalmente riusciamo tutti a rialzare la testa.
Noi ci stiamo opponendo a un sistema dove, adesso l'abbiamo visto in questi ultimi 5 anni, è stato proprio palese, è stato evidente. Hanno iniziato a fare addirittura alla luce del sole tutte le loro azioni, per cui il PD va con Forza Italia, che va con Salvini, poi si toglie, Salvini va con l'EU. È un minestrone, un'accozzaglia, stanno tutti insieme fino al voto per poi ridisgregarsi dopo. Ce lo stanno dimostrando, noi lo dicevamo tanti anni fa, Beppe lo diceva già tanti anni fa, sono la stessa cosa. Noi ci troviamo davanti a un momento storico, abbiamo due sistemi completamente diversi, uno lo conosciamo, abbiamo i partiti che in qualche modo si mescolano tra loro, che provano a cambiare facce, per quanto alla fine ormai sono sempre le stesse, sono sempre loro che girano e rigirano, e che stanno attaccati alle poltrone, fanno di tutto per quella poltrona, per quel potere, e si dimenticano costantemente di noi cittadini dal giorno dopo delle elezioni, sempre. E questo è un sistema. Poi ce n'è un altro fatto di gente onesta, di gente che è definita incapace. Sì, siamo incapaci di rubare, è vero. Siamo orgogliosamente incapaci di fare inciuci. Siamo cittadini che stanno mettendo la testa e il cuore in un progetto, e lo facciamo senza risparmiarci un secondo, perché ci crediamo, perché abbiamo una cosa che è la nostra passione, è il nostro futuro, è la visione di quello che vogliamo sia il mondo domani, e noi lo facciamo perché ci crediamo. Ed è una cosa così strana che non può essere compresa da queste persone che lo fanno per un interesse, che le tentano davvero tutte per attaccarci. Ma noi dobbiamo resistere e abbiamo una possibilità. Tra 48 ore, è un momento storico, lo abbiamo aspettato per anni, signori, per anni. Per anni abbiamo detto che volevamo governare il paese, adesso ci siamo. Luigi, l'avete visto ieri, ha presentato una squadra di governo pazzesca, fatta di persone competenti. Come per riprendere quello che dice sempre Beppe, alla sanità qualcuno che lavora nel campo della sanità, per dire... Che cosa bizzarra! All'economia qualcuno che lavora nel campo dell'economia. E l'ha detto Luigi, queste non sono persone schierate politicamente, sono patrimonio del paese. Sono persone che, come noi, decidono di impegnarsi per un progetto, che è quello di far rinascere l'Italia. E allora noi domenica abbiamo una sola arma, che è tanto piccola quanto potente. È una matita. Noi con una matita possiamo cambiare il mondo. Con una sola matita noi possiamo mettere fine a decenni di cattiva politica. Con una sola matita e con una croce, noi possiamo mandarli a casa. Tutti a casa. Con una sola matita noi possiamo darci una nuova possibilità,
e possiamo provare a realizzare quello che abbiamo sempre detto. Però attenzione, io non conosco tutti i vostri nomi, ma se li conoscessi vi chiamerei per nome ad uno. Io voglio che voi sappiate una cosa: questa cosa non accadrà se non siamo noi a farla accadere, se non siamo noi a impegnarci in prima persona. Questa volta, come non mai, noi dobbiamo chiamare al voto tutti quelli che sono indecisi, tutti quelli che pensano che il voto non serva a nulla, che votare non cambi niente. Noi dobbiamo fargli capire una cosa: che dove hanno scelto il Movimento 5 Stelle, le cose cambiano, e cambiano davvero. Ma bisogna avere un po' di coraggio. Bisogna talvolta avere il coraggio di spegnere la televisione, alzarsi dal divano, scendere in strada e far sentire la propria voce. Ed è difficile. Ed è maledettamente difficile quando per anni ci hanno bombardato con messaggi di un certo tipo. Ma si può fare. Noi lo stiamo facendo, a Torino lo stanno facendo, a Livorno lo stanno facendo, in tante altre città. Voi siete qui in piazza, lo state facendo. Avete 48 ore di tempo per andarli a prendere a casa, i vostri amici, i vostri parenti, raccontargli e dirgli: e la Sardegna, e le Marche, la Sicilia, la Puglia, tutti. Voi dovete pretendere, non è più solo il momento di sperare, dovete pretendere il cambiamento. Non ci sarà un altro momento, signori, non ci sarà. Allora, il 4 marzo, noi possiamo riscrivere la storia. Io ve lo dico, dipende da noi. Quindi non aspettatevi qualcosa dall'alto. Quando questa sera andremo via, iniziate a pensare cosa potete fare domani, perché sarà la nostra ultima chance e dipende da noi. Voi l'avete fatto già una volta a Roma, l'avete fatto già una volta a Torino, l'avete fatto a Livorno, l'avete fatto in tante altre città. Adesso è il tempo di farlo alla Regione Lazio, è il tempo di farlo al governo per Luigi Di Maio, presidente! Abbiamo una sola possibilità, signori. O cambiamo tutto, o tutto si ripete. Guardatevi in faccia, guardiamoci in faccia e facciamoci una promessa: che faremo di tutto per portare Luigi Di Maio lì a governare l'Italia. Abbiamo una sola possibilità. Facciamolo. Cambiamo tutto. Dipende da noi. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti, è bello essere con voi stasera ed è bello anche potervi raccontare una storia stasera. Fuori dalla casa di mio padre, dove vivo vicino a Ivrea, c'è una targa. C'è una targa che rappresenta un disegno di Guareschi, si intitola Controvento, e ogni volta che la guardo penso che è proprio controvento che siamo andati tutti questi anni. Siamo andati contro i luoghi comuni, contro le ingiustizie,
contro le valigette della camorra ai politici, contro la gomorra della politica, contro tutto ciò che ha fatto male all'Italia. Ed è con la determinazione che abbiamo avuto che siamo riusciti ad arrivare fino qua, perché abbiamo sempre pensato che il miglior modo per immaginare il futuro fosse quello di crearlo. Proprio come all'inizio del Novecento Camillo Olivetti, in un ritorno di un viaggio dagli Stati Uniti, decise di inventare e di costruire la macchina da scrivere. Si chiuse dentro una fabbrica con i suoi operai per 3 anni e fuori c'erano solo persone che lo deridevano, che lo schernivano, che gli dicevano: certo, dopo la macchina per scrivere farà anche quella per leggere forse. Non gli prestavano soldi per fare il suo progetto. Ma lui aveva la sua determinazione e nel 1911 si prenotò un posto allo spazio espositivo dell'Esposizione Universale, che quell'anno, nel 1911, si tenne a Torino. E riuscì a completare la prima macchina da scrivere proprio durante l'esposizione. Mandò lì i suoi operai a completarla direttamente lì presso l'esposizione. E con quella macchina da scrivere non si creò solo la M1, si creò l'Olivetti, un esempio di imprenditoria sociale conosciuta in tutto il mondo nello scorso secolo. Ed è proprio questo che mi fa pensare che un singolo uomo possa cambiare la vita di tanti, proprio come oggi noi stasera. Che siamo tantissimi tasti di una macchina che sta scrivendo una storia bellissima. In questi anni abbiamo attraversato vari momenti in cui ci siamo presentati alle politiche. Il primo fu nel 2008, quando ancora c'erano solo le liste civiche a 5 Stelle. Decidemmo di non partecipare, perché sapevamo che sarebbe stata una lunga marcia, quella che ci avrebbe portato nel 2013 a un grandissimo successo. E oggi, nel 2018, a riuscire a presentare prima delle politiche una squadra di governo per il Paese. Ma siamo riusciti ad arrivare a questo punto grazie a un metodo che abbiamo chiamato Rousseau, che oggi ci chiedono di andare a raccontare in giro per il mondo. Un metodo che noi raccontiamo non solo per il metodo tecnologico, l'innovazione tecnologica che abbiamo portato, ma soprattutto quella culturale, quella che ha permesso di mettere al centro il cittadino all'interno delle decisioni politiche, quelle importanti. Oggi siamo riusciti a costruire Rousseau in meno di 2 anni con 11 funzioni, dalla possibilità di scegliere i nostri candidati a quella di presentare una legge in Parlamento e molte altre come activism, call to action, la possibilità di formarsi online, eccetera. E non è finita qui, è solo l'inizio. Oggi stiamo già progettando la possibilità di votare tramite la blockchain per una certificazione condivisa del voto, percorsi di selezione meritocratica. E dopo anche il grande successo di Pescara, la creazione di una Rousseau Open Academy per la formazione della partecipazione pubblica online, della cittadinanza digitale. Ed è
proprio dalla casa di cui vi raccontavo prima, che spesso vedo nella valle e all'imbocco della Val d'Aosta. Spesso vedo nella valle un tappeto di nebbia, e quando vedo questo tappeto di nebbia e sopra le montagne assolate, penso che possiamo scegliere se la nebbia che copre gli orizzonti, la nebbia dei piccoli passi, la nebbia senza brezza, la nebbia dei pensieri corti imprigionati, oppure il sole con la brezza, con gli orizzonti lunghi, con l'immaginazione. E penso che noi abbiamo la scelta oggi, se la nebbia o il sole, e dipenderà da quanto vogliamo alti. E allora, quando guardo quella targa davanti a casa che si intitola Controvento, penso che sia proprio Controvento che si decolla. Il 4 marzo è vicino, corriamo Controvento e iniziamo a volare alto. Grazie a tutti. E adesso un palloncino, un pensiero. E adesso chiamo Luigi Di Maio. Stupendi, buonasera a tutti. Grazie. Allora, mi vedete particolarmente sorridente. Io non posso dirvi nulla sui sondaggi, ma ne ho appena letto uno. E vi posso dire che siamo a un passo dalla vittoria. Al di là di quale percentuale si tratti, a quello che ho visto io sia nelle ultime settimane che nei dati, il Movimento 5 Stelle può vincere in tutti i collegi uninominali del Sud e in molti del Nord. E così possiamo raggiungere la maggioranza per governare. Ora, io ve lo dico perché fantastico. Vi dico questo perché c'è ancora tanta gente che crede che andare a votare domenica non faccia la differenza. Io vi posso dire questo: in ogni collegio di tutto il paese la differenza la può fare anche un solo voto, e non dipende da una questione romantica, ma proprio da una questione matematica. Oggi, per fortuna, il centrosinistra o il presunto centrosinistra è fuori combattimento, per quanto ci riguarda. Voi ve lo ricordate il treno di Renzi? Stamattina quel signore che guidava il treno, Renzi, ha già detto: sono disposto a farmi da parte, è finita per loro.
e lo sanno già. Qui non dipende più da quei signori lì. In ogni collegio di questo paese voi potrete fare la differenza decidendo se quel voto darlo a chi non ha mai governato questo paese, ma ieri ha presentato anche una squadra di governo di persone giuste al posto giusto, oppure decidere di affidarsi ancora a quelli là che ci hanno governato per 20 anni, hanno anche il coraggio di venirci a dire che vogliono cambiare le cose. Perché non le avete cambiate quando stavate governando? Perché? Perché? Ho chiesto in tutti questi mesi al centrodestra, ditemi chi è il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Era una domanda semplice, mica gli ho chiesto il programma o gli ho chiesto le coperture economiche, visto che promettevano anche la batteria di pentole in omaggio insieme al programma. Gli ho chiesto, ditemi chi è il vostro candidato premier. E loro rispondevano in tre. Sono io, diceva Salvini. Sono io, diceva la Meloni. Berlusconi diceva, nessuno di tutte e due, ve lo presenterò, ma dopo le elezioni, perché io sono ineleggibile. Questa barzelletta non ci deve preoccupare tanto per la campagna elettorale, ma per quello che succederà dopo, perché in ogni collegio il vostro voto può decidere se mandare al governo noi o mandare al governo loro, che non sono stati capaci neanche di trovare un candidato alla presidenza del Consiglio in tre. Figuriamoci se sono capaci di governare questo paese. Passeranno il tempo a litigare tra di loro. E noi questo non lo possiamo permettere. Il 4 marzo sarà un referendum tra due idee di paese. Noi un referendum l'abbiamo già vinto, e ve lo ricordate? È stato un referendum in cui si pensava che finisse con un testa a testa, e poi abbiamo avuto una bella sorpresa la sera delle elezioni. Avremo una bella sorpresa anche domenica sera, però dobbiamo impegnarci al massimo nelle prossime 24 ore nello spiegare alle persone che il loro voto fa la differenza. Io stasera, prima di tutto, vi voglio ringraziare tutti per una ragione. Negli ultimi 2 mesi e mezzo ho percorso 30.000 chilometri in quello che abbiamo definito un rally. Abbiamo raggiunto quante più persone possibili nelle peggiori condizioni anche meteorologiche, e vi assicuro che la cosa più emozionante di questi mesi è stato incontrare tutti quei portavoce che sono stati eletti e per cui io in questi 5 anni da parlamentare avevo fatto la campagna sui palchi. Li incontravo e li incontravo come degli eletti nelle istituzioni. Li avevo visti la prima volta su un palco quando erano candidati. Io ho sostenuto loro insieme ad Alessandro, a Paola, a tutti quanti gli altri per 5 anni, e adesso io andavo lì e loro organizzavano gli eventi per me, per il movimento, per arrivare in Parlamento. Una grande comunità bellissima di persone che si danno una mano a vicenda e si sostengono, e questa è la cosa più bella che ci possa essere. Non dobbiamo dimenticarlo mai, perché è la nostra grande forza. Ma sono stati anche mesi in cui voi ci avete messo il cuore. Circa 810.000 euro di donazioni, in media di 43 euro a persona. Siamo una forza incredibile anche per questo. Non prendiamo rimborsi elettorali, non prendiamo finanziamenti privati dalle grandi lobby, ci finanziamo con la gente che ci crede, e questo ci ha fatto diventare la prima forza politica del paese. Ed è per questo che voglio dirvi grazie. Grazie perché tutto questo esiste, perché ognuno ha fatto la sua parte. Lo ha fatto in questa campagna, ma lo ha fatto in questi 5 anni. 5 anni in cui il movimento non spariva il giorno dopo le elezioni. Noi c'eravamo prima delle elezioni e c'eravamo anche il giorno dopo le elezioni, rispetto a tutti quanti gli altri che li vedevi 2 mesi prima e non li vedevi più il giorno dopo. E se vi posso dire qual è la responsabilità che sento di più e che sentiamo di più oggi come negli ultimi mesi,
è proprio quella di non deludere tutta questa aspettativa, di non deludere tutta questa speranza. Noi non dobbiamo deludere i cittadini italiani, perché ripongono in noi una fiducia immensa che ci deve onorare, che ci deve lusingare e ci deve far fare solo una cosa: da lunedì iniziare a fare tutto quello che abbiamo detto fino a stasera. È questo l'unico grande obiettivo che ci dobbiamo dare. Ora, voi sapete che io ieri ho presentato la nostra squadra di governo. Abbiamo mantenuto anche quella promessa. Ve l'avevamo fatta nel 2014, ve l'aveva fatta un signore che si chiamava Gian Roberto Casaleggio, che insieme a Beppe Grillo hanno fondato questo movimento che è stato dato per morto ogni 6 mesi negli ultimi 5 anni. Ogni 6 mesi ci dicevano: state per morire, è finita, siete un fuoco di paglia, è finita. E oggi siamo qui con un consenso ancora maggiore rispetto al 2013. E se nel 2013 siamo entrati in Parlamento come opposizione, stasera finisce l'era dell'opposizione e inizia quella del governo del Movimento 5 Stelle. Siamo l'unica oggi, pensateci un attimo, siamo l'unica forza politica del Paese ad aver presentato una squadra di governo prima delle elezioni, per una semplice ragione: perché noi non abbiamo poltrone da spartire il giorno dopo le elezioni. Noi ci possiamo prendere la libertà di poter scegliere le persone giuste al posto giusto. Loro invece, il giorno dopo le elezioni, devono contrattare i posti tra liste, correnti e capi bastone. E alla fine è così che ti ritrovi Alfano agli esteri o all'interno, la Lorenzin alla salute o la Boschi ai rapporti col Parlamento. Noi abbiamo scelto di fare un'altra cosa, di mettere insieme i migliori, ma i migliori non sono i tecnici. Guardate che non è una questione di essere tecnicamente preparati. La conoscenza è alla base di quello che deve fare un rappresentante di un ministero. Ma non basta solo la testa, serve il cuore per fare le cose, per fare le politiche pubbliche. Quando Pasquale Tridico, il professor Pasquale Tridico, che è il nostro candidato ministro del lavoro, metterà mano al tema delle pensioni per finalmente superare la legge Fornero, Pasquale Tridico non dovrà solo preoccuparsi di far quadrare i conti, lui si dovrà preoccupare della vita e della qualità della vita dei pensionati in Italia, quello che non si sono mai chiesti la Fornero e tutti quelli che sono venuti prima di lui, prima di lei. Noi abbiamo sempre chiesto a chi governa umanità. Quando fai la legge sui contratti sul lavoro, ti devi chiedere che fine facciano i giovani che hanno contratti precari a tal punto che oggi il 33% dei contratti interinali dura un giorno in Italia, e hanno anche il coraggio di dire che aumenta l'occupazione giovanile. Non sta aumentando l'occupazione giovanile, sono i giovani che se ne vanno all'estero e escono dal calcolo della disoccupazione e hanno anche il coraggio di vantarsene di questi dati. Noi non siamo venuti a dirvi, e non siamo il movimento che dice aumenteremo di un punto il PIL o aumenteremo di 2 punti l'occupazione. Noi abbiamo fatto 20 punti per migliorare la qualità della vita degli italiani. Che significa una cosa molto semplice: realizzare un programma in modo tale da farvi svegliare la mattina e sentirvi dire: io sto meglio non perché me lo dice il TG, ma perché mio figlio è più felice, perché mia mamma è più felice, perché mio nonno è più felice.
La grande sfida è realizzare questo programma per farvi percepire i miglioramenti e non per somministrarveli con dei dati che oggi non significano nulla e stanno scoraggiando tanti cittadini. Non sapete quanti ragazzi mi scrivono e mi dicono: Luigi, ma vuoi vedere che sono io un incapace a non trovare lavoro, visto che i TG ogni giorno dicono che la disoccupazione giovanile sta calando? Vuoi vedere tanti imprenditori che mi dicono: vuoi vedere che sono io un incapace con la mia impresa, perché adesso c'è la ripresa, sta andando alla grande. Poi vai a parlare con gli investitori internazionali a Londra e ti dicono: ma che ripresa, voi state andando all'1,5, siete gli ultimi in Europa dopo la Grecia, e anche se andate al doppio della velocità non riuscirete mai a raggiungere la Grecia, e avete anche il coraggio di dire che state andando alla grande. È tutto oggi una grande allucinazione. Allora, con noi il 4 marzo, se vorrete, finisce l'epoca delle poltrone, di quelli che lavorano per la gente dentro le istituzioni, e inizia l'epoca di una politica che lavora per le persone fuori dalle istituzioni, per i cittadini. E non è che veniamo a dirvi: ci pensiamo noi, dateci il voto. Non sono venuto a dirvi questo. Io sono venuto a dirvi un'altra cosa, che se ci permetterete di andare al governo vi riconsegneremo le chiavi delle istituzioni di questo paese, così che possiate decidere in prima persona le politiche pubbliche che si devono adottare. Noi siamo nati per questo e non dobbiamo dimenticarlo mai. Vogliamo andare al governo prima di tutto per fare un po' di trasparenza, ma soprattutto per attivare i meccanismi di democrazia diretta e partecipata che consentano a voi di decidere anche sul cosa e non solo sul chi debba ricoprire gli incarichi in questo paese. È il vero grande obiettivo che abbiamo sempre avuto e per il quale oggi esistono strumenti di democrazia diretta come la piattaforma Rousseau. Oggi vi ho portato una cosa. Ieri vi ho presentato la squadra di governo, oggi vi presento il nostro primo decreto legge del primo Consiglio dei Ministri del Movimento 5 Stelle. Questo decreto potrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri che ieri vi ho presentato se domenica deciderete di dare la maggioranza al Movimento 5 Stelle. Vi dico di cosa si tratta. È un decreto in tre punti. Al primo punto dimezziamo lo stipendio ai parlamentari della Repubblica. Al secondo punto togliamo i vitalizi ai politici. E al terzo punto di questo decreto tagliamo 30 miliardi di sprechi e privilegi e li rimettiamo in aiuti alle famiglie che fanno figli, a chi perde il lavoro e ai pensionati. Ora, queste sono nove pagine di decreto legge. Bastano 20 minuti di Consiglio dei Ministri per approvarlo. Ma non potrete mai, mai andare a votare domenica pensando che chi ha creato questi privilegi e questi sprechi possa approvare un decreto del genere. Noi abbiamo la credibilità per approvare questi tagli, perché senza aspettare una legge li abbiamo già tagliati a noi i privilegi in tutti questi anni. E lo sapete bene. Voi lo sapete bene, ma
lo dobbiamo ricordare a tante persone che ci seguono in questo momento. Questo non è solo un movimento dove i parlamentari, gli eletti devono rinunciare ai privilegi, ma è un movimento dove si pensa che le regole siano sacre e i cittadini italiani devono sapere che il Movimento 5 Stelle al governo i furbi li punisce e li espelle, non li fa ministri. Lo abbiamo dimostrato in tutti questi anni al nostro interno e lo dimostreremo anche andando al governo, cominciando a premiare la meritocrazia, il merito. E ieri, quando ho deciso di presentare i nostri ministri, sono andato a chiedere alle più grandi energie, risorse e eccellenze di questo paese che erano state emarginate dalla politica delle poltrone. E quando sento dire Di Maio ha candidato degli sconosciuti, sono sconosciuti sicuramente alle segreterie di partito perché sono persone indipendenti intellettualmente e politicamente e non hanno mai detto sì signore ai leader dei partiti che hanno distrutto questo paese. E sarà molto interessante sentir dire dopo le elezioni perché no a questi ministri. Per esempio, il centrodestra mi deve spiegare perché no Andrea Roventini al Ministero dell'Economia e Finanze quando loro propongono Renato Brunetta. Mi devono spiegare perché una persona che insegna la Sant'Anna di Pisa all'età di Macron già scrive con i Nobel ed è nel top 10% degli economisti a livello mondiale debba essere sostituito da Renato Brunetta. Mi devono spiegare perché. La grande sfida che abbiamo lanciato ieri è mettere persone al posto giusto e poi sfidare tutti gli altri sul perché no, non sul perché sì. E insieme a queste persone ci sarà un gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle che sarà almeno 3 volte più grande di quello degli ultimi 5 anni. Un gruppo di persone che viene dal territorio, dai problemi dei cittadini, che conosce bene le questioni dell'Italia, delle varie regioni e che rappresenterà una maggioranza di governo che vi renderà orgogliosi della politica italiana finalmente. Ma tutto questo dipende da voi, perché i soldi ci sono, ve lo abbiamo dimostrato in questi anni. Ve lo ricordate bene quando vi ho raccontato e quando ho raccontato in questa campagna il fatto che quando sono diventato vicepresidente della Camera a 26 anni, alla Camera dei Deputati, nell'ufficio di presidenza, scoprimmo che i parlamentari si facevano rimborsare addirittura le punture d'insetto, le insolazioni, le malattie tropicali. Si rimborsavano per 1 milione di euro i viaggi agli ex parlamentari, 30 milioni di euro di affitti d'oro. Quella roba non la state pagando più perché lì dentro è entrato il Movimento 5 Stelle. Fino a quel momento tutti se ne sono nutriti. Oggi vi parlo di 30 milioni, domani possiamo approvare 30 miliardi con questo decreto e recuperare risorse da investire nelle cose giuste. Siamo l'ultimo paese che fa figli in Europa. Tutti parlano della crescita economica, parliamo della crescita demografica, perché se continuiamo così saremo il 3° paese più anziano del mondo nel 2050. Crescita demografica significa che quando mi nasce un figlio devo sapere che lo Stato è dalla mia parte. Quello che vedete scorrere è il decreto di cui vi sto parlando. Sono 9 pagine che possiamo approvare. Ma che significa che lo Stato è dalla mia parte quando mi nasce un figlio? Significa che come in Francia, che è il primo paese che fa figli in Europa, lo Stato mi deve dare una mano con mio figlio, pagando l'asilo nido, il babysitter, i pannolini, un assegno di istruzione, una corsia preferenziale con la pubblica amministrazione. C'è una bella differenza tra il welfare familiare francese e il nostro welfare. E poi hanno anche il coraggio di dirci che non facciamo figli. Hanno anche il coraggio di dire che non ci facciamo una famiglia.
con un contratto precario ad una settimana, con un costo dei bambini quando nascono, che è tutto a carico delle famiglie, con una precarietà lavorativa e con una pensione che non ti permette neanche di arrivare a fine mese, hanno anche il coraggio di dire che in Italia la colpa è degli italiani se non si fanno figli. Io penso semplicemente che sia una deduzione logica. Se lo Stato è contro di me, io non ho fiducia nel futuro. Ed è per questo che il 4 marzo possiamo decidere finalmente di creare uno Stato dalla nostra parte, che stia con noi nei momenti più difficili della nostra vita. Io stasera voglio leggervi due parole che sono una lettera che parla della mia generazione. Tutte quelle persone che sono nate tra la metà degli anni 70 e la fine degli anni 90, quelli che oggi hanno grosso modo tra i 20 e i 40 anni, ed è indirizzata a tutti quelli che ci guardano, perché noi siamo il futuro del paese, ma sono persone che ci guardano e non si fidano del tutto di noi. Noi siamo stati chiamati in tanti modi, generazione Y, millennials, tanti di noi, tanti nomi, perché in fondo chi ci guardava da fuori non ci ha mai capito. La realtà è che siamo la generazione del nonostante tutto, perché noi siamo quelli che nonostante tutto ce la stanno facendo. All'inizio sembrava tutto perfetto, i nostri genitori avevano un lavoro e il futuro sembrava assicurato. Poi mentre crescevamo tutto è cambiato all'improvviso e lì per lì non ce ne siamo neanche accorti. Il muro di Berlino che cadeva in diretta TV, Tangentopoli e Mani Pulite, il rumore del modem 56K che si diffondeva in casa, l'11 settembre del 2001, un ordine che era lo stesso da 50 anni si stava sgretolando. Poi siamo cresciuti e abbiamo fatto l'università perché ci avevano raccontato che bastava prendere una laurea per avere un posto fisso, guadagnare dei soldi, fare un mutuo e mettere su famiglia. Invece non è stato così. Ci siamo trovati ad affrontare un mondo che non eravamo stati preparati ad affrontare. Non è stato facile anche perché mentre ci attrezzavamo per prendergli le misure, dovevamo sorbirci pure quelli che ci dicevano che era colpa nostra se non riuscivamo ad avere successo, se non compravamo la casa, se non ci sposavamo, e ci davano anche dei bamboccioni. Non ci siamo abbattuti, ci siamo evoluti. Abbiamo cambiato mentalità. Ci avevano detto che dovevamo seguire dei binari prestabiliti, ma poi ci siamo accorti che era un binario morto. E allora abbiamo spiccato il volo. Abbiamo mollato i vecchi metodi e abbiamo cominciato a cercare nuove informazioni su internet, e le abbiamo trovate. Abbiamo fatto i camerieri per pagarci gli studi. Abbiamo speso un sacco di soldi in affitto, mezzi pubblici e cellulari. Ci siamo inventati nuove professioni. Abbiamo creato start-up e abbiamo fallito innumerevoli volte. Abbiamo viaggiato come mai nessuna generazione prima di noi. Abbiamo imparato le lingue. Siamo andati all'estero a fare esperienza perché qui le porte erano aperte solo ai figli di, o per quelli che avevano il doppio dei nostri anni e non avevano nessuna intenzione di mollare il loro posto. Il mondo è cambiato e allora noi siamo cambiati assieme al mondo, adattandoci ai nuovi contesti, e ora siamo diventati grandi e vogliamo rivendicare il diritto a guidare il cambiamento di cui il paese ha bisogno. Perché il mondo è cambiato, noi siamo cambiati, ma l'Italia è sempre la stessa. Quelli che comandano, quelli che si candidano a governare sono sempre gli stessi da 20 anni. La mobilità sociale non esiste. I più ricchi di oggi sono gli stessi del secolo scorso. E questo succede solo in Italia. Questo paese non cambia e non si adatta al mondo perché chi comanda non vuole cambiare e si sta portando sempre più giù tutto il paese. Per una evoluzione della specie devono cedere il passo. Non è una minaccia, è una legge biologica. È la storia a dircelo. Noi abbiamo il dovere di cambiare questo paese. Abbiamo la responsabilità di dotarlo delle nostre competenze per farlo entrare dalla porta principale nel mondo che è cambiato. Perché così come è, non si va da nessuna parte. Chiedete a un burocrate di scrivere una poesia, non ci riuscirà mai. Il mondo di oggi è caratterizzato dall'incertezza, ma quello che rovina è l'assenza di solidarietà. L'orologio dell'Apocalisse, non so se lo sapete, ma oggi segna 2 minuti. Vuol dire che con gli armamenti ci vogliono 2 minuti per distruggere tutto il mondo.
Noi viviamo in quest'epoca di precarietà estrema. Ci siamo adattati, sappiamo cavalcare questa tigre e vogliamo farlo con due obiettivi fondamentali: la massima qualità della vita e il massimo senso della comunità. Vogliamo un lavoro, vogliamo una famiglia, vogliamo una casa, ma con il sistema che c'è adesso non li avremo mai. Bisogna cambiare e adattare al mondo che è cambiato tutti quanti noi. Noi sappiamo come farlo e la nostra parola d'ordine è una sola: solidarietà. Io ricordo una famiglia giovane, una coppia con una bambina che ha una malattia rara. Li ho incontrati mesi fa in un paese, in Lombardia. Per andare al lavoro usavano ogni giorno un ponte sul Po, un ponte a cui una classe politica indegna non si è nemmeno mai curata di fare manutenzione. Quel ponte è stato chiuso e ha peggiorato la vita di decine di migliaia di persone. Devono fare i salti mortali per recarsi al lavoro, per andare a prendere la bambina. Hanno costruito una rete di solidarietà tra amici e familiari, perché è questo che succede in un paese dove non è mai stato lo Stato a essere solidale. Questo lo vogliamo e lo dobbiamo cambiare. Abbiamo lo spirito degli imprenditori, dei commercianti, dei grandi inventori. Siamo l'Italia degli Olivetti, dei Marco Polo, degli Enrico Fermi. Sappiamo che il mondo non è stabile, ma sappiamo che è ricco di opportunità che possono essere colte. Guardare il futuro non ci spaventa, ma ci esalta. Gli altri guardano il futuro e vedono il buio. Noi stiamo vedendo la luce da anni. Siamo noi che dobbiamo aprire l'Italia al mondo. Dimenticheremo la retorica della crescita dello zero virgola, la stabilità del più zero virgola, che è una truffa. È una media tra l'1% ricchissimo che diventa sempre più oscenamente ricco senza prendersi cura del 99% che resta, che è fuori da tutte le politiche pubbliche del paese, diventa ancora più povero. Io dico che dobbiamo dire basta ai tagli, alle politiche di austerità che ci hanno distrutto la vita. Dobbiamo rovesciare il paradigma. Vogliamo crescere, vogliamo raddoppiare, triplicare, decuplicare, giungere a livelli mai visti prima. Dicono che non lo possiamo fare, ma siamo noi a fissare l'asticella dove vogliamo. E il movimento lo ha sempre dimostrato. L'indicatore non sarà più il PIL, che ormai non è preso più in considerazione nemmeno dagli economisti, ma solo dai vecchi politici che lo usano per giustificare i loro fallimenti. Per loro, se il PIL sale, dobbiamo essere tutti felici. Questo è il loro ragionamento e io questo pensiero non lo capisco e non lo voglio capire. Lo voglio ribaltare. Vogliamo prendere come indicatore la felicità e la qualità della vita. La politica economica che per noi è naturale è quella espansiva, che non significa solo mettere soldi pubblici dell'economia, ma è un modo per rischiare e iniziare finalmente a scommettere sul futuro, sul nostro futuro. In questi mesi ho girato tutta Italia in un pulmino, da nord a sud. Ho incontrato tantissime persone, studenti, imprenditori, giovani che ce l'hanno fatta, nonostante tutto. Sono persone che mi hanno guardato negli occhi e mi hanno detto che non vogliono demordere per niente al mondo. Pretendiamo un ricambio veloce e vogliamo che sia mantenuto costante. La flessibilità deve essere massima per chi prende le decisioni. Io ho il diritto di sapere cosa fa chi ha un incarico, trasparenza. Se uno non è in grado, se ne va a casa, competenza. Se uno è bravo, va avanti, meritocrazia. Questo è quello che pretendiamo da uno Stato onesto. Noi vogliamo volare, ma con la tranquillità di sapere che puoi osare perché c'è lo Stato che ti protegge se cadi. Mai più soli e sempre liberi di volare e rischiare. Uno Stato solidale ma liberale. Uno Stato a misura di chi vuole il massimo di vita, di chi è disposto a rischiare per dare il massimo alla sua famiglia. Perché sappiamo bene, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle quando siamo andati all'estero, quando abbiamo fatto i camerieri per pagarci gli studi, quando siamo stati accolti da un'università straniera perché in Italia non trovavamo spazio, quando ci siamo inventati un lavoro, quando abbiamo fatto una start-up, quando abbiamo portato all'estero un'idea perché qui non era possibile realizzarla, quando abbiamo aperto la partita IVA, che se non rischi non vai da nessuna parte. L'apatia vogliamo combatterla con l'entusiasmo. L'immobilità la annienteremo con il dinamismo. La precarietà sarà vinta dalla solidarietà. Non vogliamo più sentire promesse di falsa stabilità da elettrocardiogramma piatto. Non vogliamo più sentirci dire che andrà tutto bene, ma come ti dico io.
Adesso le promesse vogliamo farle noi, perché sappiamo che possiamo mantenerle. Non vi possiamo promettere che andrà tutto bene. Anzi, ve lo assicuriamo, non sarà tutto rose e fiori. Il nostro sforzo sarà per ottenere il massimo possibile, per consentire a tutti di avere il massimo di quello che questo paese offre a ognuno. Ci saranno dei momenti belli e dei momenti difficili, ma vi prometto che nessuno sarà lasciato indietro dallo Stato. Noi siamo quelli che nonostante tutto ce la stanno facendo, e nonostante tutto questa volta possiamo farcela davvero. Se tutti partecipiamo e scegliamo, allora veramente cambiamo l'Italia. Adesso voglio far salire qui sul palco con noi delle persone che hanno combattuto in questi anni per il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista, Paola Taverna, Roberta Lombardi, Roberto Fico e tutti gli altri che sono qui con noi. E qui con noi salgono anche sul palco quelli che abbiamo definito gli ambasciatori del Movimento 5 Stelle, cioè coloro che in questa campagna hanno raccolto più fondi in giro per l'Italia per finanziare tutta la campagna. Li vedete, sono cittadini che ci hanno sostenuto per anni e che hanno raccolto, grazie a voi, il sostegno a questa campagna. Adesso lascio la parola a loro, Roberta Lombardi. Grazie Press. Prima di iniziare vi voglio portare il saluto. Grazie. Vi voglio portare il saluto del nostro candidato presidente in Regione Lombardia, che non ha potuto essere qui per chiudere la campagna appunto in Lombardia. Lui è Dario Violi e ascoltiamo insieme cosa ha da dirci. Grazie per ci ha dato la speranza. Mi chiamo Nunzio Perrilla. E sono un ex Qualche piccolo inconveniente tecnico, il bello della diretta. Va bene. Allora, Dario, lo ascoltiamo dopo. Perrilla. No. E sono un ex boss della Capur. Questo è un boicottaggio. Allora, Dario, lo sentiamo dopo. Forse posso? Dalla regia mi fate qualche segno? Allora, io vorrei ringraziare tutte le persone presenti oggi in questa piazza, quindi voglio ringraziare ciascuno di voi uno per uno. Vorrei ringraziare poi tutti i volontari che sono oggi in piazza, che stanno garantendo la riuscita di questo evento, e i nostri attivisti che in questi mesi si sono spesi tantissimo per permettere al Movimento 5 Stelle di centrare questo doppio obiettivo del governo del paese e del governo della Regione Lazio. Io voglio alzare l'attenzione su una campagna elettorale per la Regione Lazio che è una campagna invisibile, perché invisibile è stato questo presidente uscente del PD e invisibile voleva rimanere durante questa campagna, perché più parlava
più le persone venivano a sentire la differenza e a toccare con mano la differenza che c'è tra le sue parole, dei suoi comizi e la realtà che i cittadini di questa regione vivono ogni giorno, partendo da quelli che sono i problemi, o meglio le inefficienze gravissime del sistema sanitario regionale del Lazio, liste d'attesa infinite per avere quello che è il diritto, il godimento del diritto a un'assistenza sanitaria pubblica degna della regione e degna di quelli che dovrebbero essere i diritti essenziali delle persone. Noi abbiamo delle soluzioni, abbiamo presentato dei decreti attuativi per una cornice legislativa che già esiste, ma che la volontà politica di questa maggioranza che è stata in questi 5 anni al governo della Regione Lazio ha fatto sì che non venissero mai applicati, costringendo le persone di questa regione, della mia regione, o andare verso altre regioni per potersi permettere delle cure primarie, o andare, se potevano permetterselo, verso il privato, pagandolo profumatamente, oppure hanno obbligato le persone di questa regione a non potersi più curare e lentamente morire. Questo non è degno di un paese civile, questo noi non lo possiamo accettare e non lo accettiamo. Per questo noi andremo a ricreare un'offerta sanitaria di prossimità basata su quelli che sono i bisogni delle persone, basate su quelli che sono le necessità di un territorio, basato su quelli che è l'ambiente più favorevole per far recuperare magari dopo una malattia, che è casa propria, basata su dei pronto soccorso che non diventeranno il luogo dove persone disperate dopo un anno di lista d'attesa andranno per cercare di avere, aspettando ore, ma almeno in poco tempo, quello che l'assistenza sanitaria normale gli ha precluso in anni o in mesi. Noi ricostruiremo tutto questo e lo ricostruiremo perché abbiamo la libertà di poterlo fare. Questa campagna elettorale è stata basata solo sulla volontà, le gambe, la passione, il cuore delle persone che hanno fatto questa campagna elettorale con noi, è stata basata sulle piccolissime donazioni che ci sono state date, e questo ha permesso che noi non abbiamo nessun legame con le grosse lobby delle cliniche private, non abbiamo legami con le lobby delle aziende farmaceutiche o protesiche. Noi possiamo fare e faremo tutte le scelte basandoci solo ed esclusivamente sulla voglia di far garantire di nuovo il godimento del diritto alla salute dei nostri concittadini. Poi abbiamo pensato alle famiglie nel nostro programma, abbiamo pensato ad aiutare le giovani mamme, lavoratrici. Io sono una mamma lavoratrice, quindi lo so bene, magari non tanto giovane ormai, però insomma mamma lavoratrice sì. E quindi sappiamo quanto sia difficile reimmettersi nel mercato del lavoro. Abbiamo insieme con il Nazionale la volontà di garantire un assegno mensile di 150 euro per aiutare le mamme che tornano al lavoro per i primi 3 anni di vita del bambino. E vogliamo dare degli sgravi fiscali a quelle imprese che investono nelle mamme, perché le mamme sono brave, sono grintose, vogliono contribuire alla creazione di un mondo migliore per i loro bambini. E poi sono donne. Io non voglio fare la femminista, ma voglio dare assolutamente un valore a questo, al nostro essere donne. Abbiamo un sindaco donna in questa città che ha dimostrato con quanta forza si è fatta carico di un peso così importante come rilanciare questa città. Virginia ha dimostrato tutta la sua forza, e una regione a guida di un'altra donna, che potrei essere io, farà vedere quanto saremo forti insieme e quanto una regione a guida 5 Stelle aiuterà Roma e i romani che in questi anni sono stati umiliati da un Partito Democratico e dalla sua accozzaglia di partiti che hanno fatto politica
hanno usato la regione come una sede di partito anziché pensare alle qualità della vita dei cittadini laziali. E poi vogliamo partire creando un rapporto nuovo con le persone rispetto alle politiche fiscali della regione. Lo Stato non può essere quello che bussa alla tua porta solo quando ti viene a mettere le mani in tasca. È inaccettabile. Per questo motivo abbiamo studiato un fondo regionale che investirà in infrastrutture e che permetterà alle famiglie laziali che vorranno aderirvi di avere degli sgravi sull'addizionale regionale IRPEF, delle riduzioni fino al completo abbattimento di questa addizionale. Questo sarà possibile e questo sarà fatto. E un'altra cosa che faremo sarà creare uno sportello di aiuto al cittadino, andando a dargli la consulenza per avere quelle informazioni e conoscenza dei propri diritti quando si vede arrivare una cartella esattoriale, spesso incomprensibile, spesso che nasconde delle insidie e che comunque sempre, sempre chiede soldi. E un'altra cosa che faremo sarà andare a bloccare quelle che sono le cartelle esattoriali relative alle tasse regionali come il bollo auto, perché andremo a controllare che quelle cartelle siano vere e giuste. E questo permetterà di ristabilire un nuovo clima di collaborazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini. E poi aiuteremo le imprese. Io ho conosciuto in questi mesi di campagna elettorale molte imprese laziali, molte eccellenze. Ecco, noi queste eccellenze le vogliamo valorizzare attraverso la creazione di un marchio che chiamiamo Eccellenza Lazio, di cui la regione a guida 5 Stelle sarà ambasciatore nel mondo. E noi porteremo il meglio di questo territorio verso il mondo e porteremo nel mondo la curiosità di venire nella nostra regione per conoscere i posti dove quelle eccellenze hanno avuto origine. E daremo una semplificazione amministrativa, delle cornici legali certe. Questa regione, quelli bravi e competenti, non hanno fatto nulla, non hanno fatto il piano territoriale paesistico regionale che ti dà delle linee guida per quello che è l'utilizzo del nostro territorio e ti permette di poter pianificare lo sviluppo di un territorio. Non hanno aggiornato il testo unico per il commercio, impedendo alle persone che operano in questo settore di avere una certezza delle norme. Non hanno fatto il piano rifiuti regionale, fermo al 2012, quando la soluzione della maggior parte dei rifiuti di Roma era prendere e buttarli nella discarica di Malagrotta. Non hanno fatto il testo unico sull'edilizia e l'urbanistica, perché questi sono quelli bravi e competenti. Noi siamo quelli che invece vogliono portare solo la certezza per le persone. È una cornice di regole dove gli imprenditori avranno un rapporto più semplice con la pubblica amministrazione. A livello nazionale abbiamo parlato di sburocratizzare. Noi lo faremo anche nella regione Lazio, perché le leggi saranno semplici, comprensibili e finalmente univoche. Faremo tutto questo perché abbiamo la volontà e le mani pulite per farlo. Adesso in questa regione c'è una specie di Nazareno in salsa laziale, perché tutti si stanno già mettendo d'accordo per il dopo, sia a livello nazionale che a livello regionale. Che cosa succederà dopo? L'unica certezza, se non dovesse vincere il 5 Stelle, ma così non sarà, loro comunque sono pronti a rimettersi insieme e a continuare a spartirsi questo paese. Non lo impediremo perché nella regione si vota con un turno unico, ma è come se fosse un ballottaggio domenica prossima. Da una parte ci siamo noi, da una parte c'è il presidente uscente, il centrodestra ha deciso di andare spaccato in questa regione e ogni voto dato al candidato, diciamo, maggioritario di centrodestra
che è una persona che con questa regione non ha niente a che vedere, una persona che è stata candidata un anno fa a Milano come candidato sindaco, trombato, che è stato ricandidato qui e perderà di nuovo. E ogni voto dato a questa persona sarà un voto regalato agli Zingaretti, ai Grasso, alle Boldrini. Quindi i cittadini laziali potranno scegliere se continuare a vivere in questo sistema che li ha privati dei loro diritti o se premiare una forza di cittadini onesti, coraggiosi, coerenti, credibili, che in questi anni ha dimostrato che non ha paura di niente e di nessuno. Diceva Gianroberto Casaleggio: una persona può credere alle parole, ma crederà sempre all'esempio. Ecco, noi vogliamo essere quell'esempio. Dateci la credibilità che abbiamo meritato in questi anni e votate il Movimento 5 Stelle il 4 marzo, perché abbiamo una sola... abbiamo un solo obbligo morale nei nostri confronti: riprenderci questa regione e questo paese e vincere! Buonasera. Credo. Buonasera, grazie. Credo che ci sia. Ciao a tutti, questa sera purtroppo non posso essere lì con voi, sono ancora in Lombardia a cercare di convincere le ultime persone a far capire come Regione Lombardia può migliorare grazie al Movimento 5 Stelle e come la qualità della vita dei cittadini lombardi può cambiare. In questi mesi ci siamo sentiti una grande famiglia, io vi devo ringraziare voi i parlamentari, Luigi, Roberta, perché nei momenti di lavoro, di massimo lavoro, nei momenti di difficoltà è sempre arrivato un messaggio da parte di qualcuno di voi che ci spronava e ci aiutava ad andare avanti e farlo come una grande famiglia, come il Movimento 5 Stelle. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini lombardi e italiani. In questi mesi siamo stati gli unici a parlare di anticorruzione, di parlare di mobilità pubblica, di mobilità elettrica, di piccole e medie imprese, di lotta alla burocrazia, di lotta agli sprechi. Mentre gli altri si dilettavano in fascismi e non fascismi, noi puntavamo a dei programmi concreti con delle coperture concrete per cambiare il nostro paese e cambiare Regione Lombardia. Il 4 di marzo abbiamo un'opportunità enorme, quella davvero di cambiare finalmente il nostro paese, di portarlo verso il futuro, verso una modernità fatta di sviluppo economico, di qualità della vita e di benessere. Io ci credo e so che voi ci credete insieme a noi. Abbiamo ancora poche ore e queste poche ore cerchiamo di utilizzarle per far capire alle persone che non abbiamo ancora raggiunto come il Movimento 5 Stelle intende cambiare e migliorare la vita di tutti noi. Abbiamo questa grande opportunità, dobbiamo giocarcela fino all'ultimo minuto. Io voglio davvero ringraziarvi perché ci avete dato un'opportunità immensa. Insieme stiamo costruendo qualcosa senza soldi, ma con la volontà di tutti, che è immenso, che non è mai successo da nessuna parte al mondo. Abbiamo costruito qualcosa di grande, questo qualcosa di grande si può trasformare nel governo di un paese che andrà verso il futuro e migliorerà la vita e la qualità della vita di tutti noi. Ciao e buona festa a tutti. Buonasera a tutti. Grazie a Dario, grazie a Roberta e grazie a tutti voi che siete qui anche questa sera. Luigi, quando ha lanciato questo rally, ha detto che sarebbe stato un rally che avremmo svolto con la testa e con il cuore. Io stasera, come un po' il mio modo di fare, vi parlo con il cuore. Sono passati 5 anni e forse è stato questa serata l'obiettivo per il quale abbiamo combattuto 5 anni. La serata che ci vede di nuovo con la possibilità di dare a questo paese un'altra speranza, un'altra storia, un'altra vita. Io ci ho creduto, insieme a me ci hanno creduto Luigi, Alessandro, tutti i ragazzi che ci hanno accompagnato nelle istituzioni e tutti voi che siete qui stasera e che siete stati insieme a noi in ogni occasione. Non ci avete mai abbandonato e questa è diventata la nostra forza più grande. Io ho visto in questi 5 anni accadere un po' di tutto, ho visto
continue prese in giro, in particolar modo all'interno della Commissione Sanità nella quale sono stata. È stato veramente un dolore veder raccontare che accadevano delle cose meravigliose, che avrebbero fatto del bene per questo paese, che avrebbero dato l'assistenza, e mano a mano andavano a erodere piano piano quelle che erano le nostre sicurezze, le nostre cose più certe. Ma l'avete visto che in questi 5 anni ci hanno fregato un sacco dei diritti e non ha detto niente nessuno? Ci hanno levato l'articolo 18, ci hanno levato la scuola, ci hanno levato la sanità, ci hanno levato piano piano un po' di tutto quello che sembrava dovesse rimanere lì per sempre, e non ci rendiamo conto che le occasioni per fermare tutto questo disastro e per dare al paese la possibilità di rinascere, di essere di nuovo un paese che si possa chiamare Paese Italia. Noi nel mondo eravamo conosciuti come le eccellenze, come il Made in Italy, come il mare, come l'accoglienza. Piano piano siamo stati trattati come quelli che, no, me devi stare un pochino più lontano perché qui non ci puoi venire. No, ma in finale il mare mettiamoci due trivelle, tanto sa che ci avevamo il petrolio, no, mica ci avevamo le spiagge, mica ci avevamo il sole, noi ci avevamo le industrie, ci abbiamo l'Ilva di Taranto, ci abbiamo i petrolchimici. E che ci è rimasto? Ci sono rimaste le scorie, ci sono rimasto l'inquinamento. Avete visto come funziona ancora gli appalti in Campania? Un camorrista, dopo 20 anni di galera, si è seduto faccia a faccia con quelli che dovrebbero amministrarci, con quelli del Partito Democratico, i democratici, no? I democratici, dopo 5 anni, stanno andando a elezioni e la prima cosa che dicono è: vabbè, se non vanno bene queste elezioni, riandiamo a votare. Ma come? Ci ha messo 5 anni a fare la legge elettorale. 5 anni, prima ne hanno fatta una ma era incostituzionale, poi ne hanno fatta un'altra ma non gli piace così tanto perché sembra che il Movimento 5 Stelle non lo fermi neanche con un'altra legge elettorale truffa come quella che hanno fatto. La fiducia ci hanno messo, la fiducia, e adesso quello che ci propongono è andare a governare per fare un'altra legge elettorale. Beh, io gliela diamo noi la fiducia, hai detto bene, diamogli una bella fiducia, signori. Continuiamo a immaginare che chi ha distrutto il paese possa ancora cambiarlo. Ma per, io tante volte mi chiedono: dimmi perché dobbiamo votare il Movimento 5 Stelle. All'ultimo gli ho risposto: no, dimmi te perché voti l'altri, perché questa è la cosa che non mi è chiara, che non mi è chiara. Dimmi perché li devi ancora votare. Io sono stata personalmente fiera, orgogliosa di entrare in Parlamento e di fare il discorso per la decadenza di Berlusconi. Mo tu ti ripresenti col simbolo Berlusconi presidente. È un fake, è una fake news. Non lo può fare presidente, non lo può fare. È interdetto dai pubblici uffici, non può andare a fare presidente. E allora, se tu mi racconti una bugia anche quando ti metti il simbolo, ma puoi credere quando rifirma il contrattino vedremo 1,5 milioni di posti di lavoro? Ma dove? Ma dove? Ma perché qualcuno ancora crede a queste fantasie? Sono fantasie. Noi abbiamo un programma che è organico, è talmente semplice, logico, adatto al momento. Parliamo di rinnovabili, parliamo di famiglia, allora voi ricordate il Fertility Day? Cioè, allora quello ha parlato di famiglia, il ministro Lorenzin, ministro della salute, per 5 anni ce l'hanno appioppata come ministro della salute. Un giorno si sveglia e dice: toh, c'è la denatalità in Italia. Ragazzi, ma è un problema vero, cioè noi negli ultimi, dal 2012 adesso, sono nati quasi 100.000 bambini in meno, solo nell'ultimo anno 9.000 bambini in meno. Allora fate una domanda e date una risposta: ma perché le donne non fanno più bambini? E lei si è inventata che perché le donne sono un po' troppo ambiziose, vogliono andare a lavorare, poi si invecchiano anche le loro vaglie e allora non puoi fare più figli. Allora, una che riesce a fare un discorso del genere, secondo voi, può fare una politica per la famiglia? Allora io gli ho detto: Lorenzin, forse il problema non è che io non c'ho niente da fare nella vita, aspetto 40 anni e poi faccio un figlio. Il problema è che io a 20 anni un figlio non lo posso fare, perché non ho lavoro, perché non ho una casa, perché non ho una sicurezza, perché non c'è uno Stato che mi aiuta, perché non ho una prospettiva.
e anche quando ho tutto questo, perché devo mettere un mondo al figlio, un figlio al mondo, se siete voi che lo governate e mio figlio non avrà futuro? E allora quando abbiamo immaginato il nostro programma, abbiamo immaginato un programma di governo che cali nella vita delle persone, che una donna non dica aspetta 40 anni per far figlio e quando sei arrivata a 40 anni forse sei un po' troppo vecchia. Abbiamo immaginato un programma che dica a una giovane donna vai, provaci, continua a combattere, perché il figlio ti aiutiamo noi. Creiamo degli asili nido, creiamo un'assistenza, creiamo un welfare che non sia tua madre, perché altrimenti non sai dove lasciarlo. Creiamo una possibilità per dare anche a questo paese la voglia di riessere famiglia, la voglia di rifare figli. Noi siamo italiani, la famiglia ce l'abbiamo dentro. Riappropriamoci delle nostre tradizioni e delle nostre gioie, non finte, ma concrete, reali, e si può. E si deve fare. E allora partecipa, scegli e cambia. Cambia questo paese, cambiatelo con noi. Grazie, grazie. Roberto! Grazie. Buonasera a tutti e ci vediamo un'altra volta qui in Piazza del Popolo. Io questa sera, al di là di ogni tipo di slogan, quello che mi sento di dire dal più profondo del cuore è che voglio profondamente bene a tutto il percorso che insieme abbiamo fatto in questi anni, in questi 13 anni lunghi, belli e faticosi. Ed è stata un'avventura davvero eccezionale. Io voglio bene a questo movimento perché è un movimento che non ha mai avuto bisogno di bandiere, di simboli, perché noi ci riconosciamo come persone. Perché questa non è una rivoluzione politica esclusivamente, è una rivoluzione umana, è un nuovo umanesimo, dove cambiano atteggiamenti, dove cambia la cultura di un paese, dove cambia profondamente il modo di vivere insieme. Perché è qui che dobbiamo lavorare. Questo è un movimento che ho sempre amato e ho sentito mio e ho costruito insieme a tanti altri, insieme a tutti voi, perché è il movimento che ha difeso prima di tutti, insieme a tanti cittadini che erano solo, l'acqua pubblica fino in fondo, contro le multinazionali che volevano prendersi l'acqua a discapito di tutte le persone. È un movimento che ha difeso profondamente i beni comuni, i beni che non possono essere toccati perché appartengono a tutti, i beni che sono inviolabili, come l'acqua. Abbiamo chiesto alle persone che erano all'interno dei comuni, delle regioni, del Parlamento di non comportarsi da proprietari, ma di comportarsi come portavoci, perché noi eravamo i loro votanti, coloro che li hanno messi lì, e quindi dovevano rispettare ciò che noi avevamo detto. Ed sono loro che dovevano compiere quella rivoluzione, non hanno voluto compiere, arroccati, e si sono sentiti proprietari dei comuni, si sono sentiti proprietari del Parlamento, si sono sentiti proprietari delle regioni. E allora questo movimento è cresciuto sempre di più per cercare di scalzare chi si era appropriato delle istituzioni. E abbiamo lavorato su ogni fronte, sui rifiuti, ma vi ricordate? In questo paese non c'era nell'agenda politica la questione dei rifiuti, e questo movimento, insieme a tanti altri cittadini e comitati, che ha portato nell'agenda politica nazionale la questione dei rifiuti. Via per sempre da questo paese le discariche e gli inceneritori. È un modo vecchio, tecnologie degli anni 70, non servono a niente, non servono più a niente. Bisogna gestire in un altro modo, con la raccolta differenziata porta a porta, il rifiuto che diventa una risorsa, la materia prima seconda che diventa ricchezza per tutti. Questo è il movimento che abbiamo costruito,
Ed è per questo che siamo qui questa sera, per riaffermare tutte queste cose, sempre, sempre di più, per riaffermarle come gruppo parlamentare, per riaffermarle in questa piazza, per riaffermarle nella regione Lombardia, nella regione Lazio con Roberta Lombardi. Dobbiamo fare un percorso eccezionale, dobbiamo parlare di questi temi. Ma vi ricordate che prima non se ne parlava di energie rinnovabili, non capivamo perché si doveva sempre investire nelle fonti fossili quando un paese come l'Italia ha sole, moto ondoso, vento, acqua, è un paese stupendo e le nostre isole potevano essere laboratori per le energie rinnovabili, un paese 100% rinnovabili. E oggi qui presentiamo anche il piano energetico nazionale, una rivoluzione incredibile, piano piano ci porterà fuori dalle energie fossili e potremo finalmente essere un paese 100% rinnovabile. Io amo questo movimento perché è il movimento che raccoglie soldi, 20 euro, 10 euro, 5 euro per cercare di prendere una sala, di riunirsi in un pub, di fare il gazebo in una piazza, di convincere una persona a far stampare un volantino e portarlo nel condominio. Questo è un movimento meraviglioso. È il movimento dove non abbiamo mai avuto bisogno di finanziamenti pubblici, li abbiamo rifiutati, 42 milioni di euro, perché c'erano tutte le persone che donavano e non ci servivano i 42 milioni di euro. Abbiamo affermato degli esempi importantissimi, che la politica si può fare senza soldi in un altro modo, che la politica non è semplicemente una sostituzione di potere, ma è un cambiamento culturale, perché se sostituisci il potere non arrivi al tuo fine, devi riuscire a sostituire questa classe dirigente, ma allo stesso tempo devi riuscire a cambiare la cultura del paese, e lo fai un passo alla volta. Io amo questo movimento perché il movimento, ma vi ricordate quando arrivava Beppe nelle piazze o Beppe in qualsiasi posto dove c'era un problema e la comunità si riuniva, e non si riuniva sotto una bandiera, si riuniva perché c'era una voglia di cambiare, una voglia di giustizia, una voglia di equità. Perché la nostra sanità deve essere così e non solo pubblica al 100%, una sanità dove non ci siano le liste d'attesa scandalose, una sanità che sia di qualità efficiente per tutti, una scuola pubblica dove possiamo far studiare tranquillamente i nostri figli, dove non ci cadono i in testa, dove possiamo far sì che una classe raggiunga un obiettivo insieme e non che uno è contro l'altro, competitiva. Dobbiamo cambiare i valori, dobbiamo cambiare il modo in cui noi facciamo le cose, e se non partiamo da lì avremo sempre nuove baby gang come a Napoli e in altre parti d'Italia, avremo sempre nuove persone che sceglieranno strade sbagliate. Quelle persone invece sono persone da coltivare, perché è lì che dobbiamo riuscire ad arrivare, è lì che dobbiamo riuscire ad arrivare, in quelle periferie, in quei palazzi, in quella sofferenza, perché la sofferenza fa grandi le persone, e dobbiamo riuscire in quella sofferenza a riunirci per cercare di cambiare. Questo movimento non è nient'altro che una grande opportunità che questo paese ha, è un patrimonio culturale oggi per migliaia di persone, e ognuno fa la sua parte, nessuno si sente escluso, si deve sentire escluso, perché ognuno mette una responsabilità personale quando esce la mattina di casa, nel lavoro che fa, nel comportamento che ha, ed è questo la tipologia diversa di questo movimento. Siamo qui proprio per dirci questo, ricordarci sempre chi siamo, dove stiamo andando e a che obiettivo dobbiamo mirare. A noi cambieremo il paese, già l'abbiamo cambiato in parte, perché oggi è tutto diverso rispetto al passato, se vi ricordate. Quindi in qualche modo noi abbiamo già vinto, ora dobbiamo vincere una seconda volta il 4 marzo, perché possiamo applicare il programma del Movimento 5 Stelle a tutto il paese, e il paese potrà cambiare definitivamente, e ognuno avrà la sua parte di merito in questa rivoluzione stupenda, che non ha bisogno di bandiere ma ha bisogno di tante uomini e donne, perché è un nuovo umanesimo dove la bellezza e la felicità deve regnare per tutti. Grazie, vi voglio bene. Stai calmo.
Buonasera a tutti e grazie. Zitto. Questo, per favore, questo sarà, questo è, per adesso, l'ultimo discorso che faccio in piazza da parlamentare della Repubblica. Ma Luigi sa che sono a disposizione sempre di tutto il movimento, perché è una mia seconda pelle, lo sa perfettamente Luigi. Innanzitutto vi ringrazio, perché per me è un sogno essere riuscito a fare questa legislatura, ce l'ho messa tutta, non mi sono mai tirato dietro. Quando dovevo prendere, poi scusate, mi fate, se sbaglio una parola, finiamo subito su Repubblica. Bene, un attimo. Non mi sono mai tirato indietro, ho sempre preso di petto il potente di turno senza mai lasciarmi intimorire da questi personaggi che teniamo in vita soltanto noi fondamentalmente. Li teniamo in vita noi quando ci disinteressiamo alla politica, quando abbassiamo la testa, quando ci dimentichiamo di ricordare, in primis a noi stessi, che i politici sono nostri dipendenti in Parlamento e noi siamo i loro datori di lavoro. Per quello neanche li nomino più certi personaggi e sapete che gli ho fatto opposizione con tutto me stesso. Oggi l'unica cosa che dobbiamo fare come popolo è unirci, non lasciarci dividere, come diceva Roberto, essere estremamente compatti, assumerci anche le nostre responsabilità, perché è troppo comodo prendercela soltanto con il politico corrotto di turno. Dobbiamo imparare noi ad alzare la testa, a essere un popolo sovrano, ad insegnare ai nostri figli ad essere bravi, no? Ad essere furbi e a combattere per la legalità, perché la legalità, oltre ad essere un valore, porta posti di lavoro. Io vorrei rivolgermi moltissimo ai giovani, a tutti quanti i giovani, dicendo che è responsabilità vostra, io non lo sono più giovane. Tirare su questo paese, e si può fare esclusivamente partecipando alla vita politica. Sapete, ho fatto un tour in camper, ho girato tutta l'Italia, con tanti ci siamo visti nei posti, in tantissime piazze d'Italia, e non ho mai chiesto il voto al Movimento 5 Stelle, non lo faccio neppure adesso. Votate quel che volete, per l'amor di Dio. Io però posso onestamente rivolgermi a coloro che anche legittimamente in passato hanno votato il Partito Democratico, dicendo che beh, anch'io ci sono passato, io credevo che fosse un partito opposto a Berlusconi, poi li ho visti in faccia. Ci sono dovuto andare io ad Arcore a dire quello che nessuno a sinistra ha mai avuto il coraggio di dire. Io ci sono dovuto andare, mandandolo in confusione, perché non sa più, l'avete visto, no? L'hanno scongelato, l'hanno messo nello studio di Porta a Porta e penso ancora che sia il 1994, si confonde le lire, i sesterzi, gli occhi romani, una roba incredibile. Per cui giovani, tiriamolo un po' su noi questo paese, no? Occupiamoci della nostra esistenza, del presente e del nostro futuro. Ricostruiamolo assieme partendo dai diritti economici e sociali. Ripartiamo dalla legalità, dall'onestà, dalla lotta alla corruzione. Non perché questo movimento sia perfetto, guardate, noi non siamo perfetti. Siamo cittadini come tutti quanti voi, non siamo mica perfetti. Abbiamo tutti i vizi e i pregi e i difetti degli italiani. Tuttavia, abbiamo delle regole interne che riducono incredibilmente la possibilità di contaminazione all'interno di un sistema. Questa è la nostra forza. Io 5 anni fa, quando entrai in Parlamento, ingenuamente, mi sbagliavo, credevo, no, che vi fossero tanti ladri. Per carità, dei disonesti li abbiamo assolutamente trovati, alcuni sono stati arrestati, è inutile pure nominarli, lo sapete perfettamente. Ma io ho capito in questi anni che ancora peggiore della disonestà è il politico onesto che, pur di mantenere quei privilegi, quella poltrona, quello status, accetta di sedersi di fianco magari a un tizio che ha pagato Cosa Nostra. Questo è da scardinare. E oggi lo dico ai cittadini che legittimamente un tempo hanno creduto in quel partito, appunto, che si chiama Partito Democratico, che oggi votare PD
significa votare Berlusconi. Quando io l'altro ieri sono andato a Rignano sull'Arno, ci sono arrivato lì a casa Renzi, ieri a Laterina, e ho pensato, qua ho sbagliato qualcosa. Io per oppormi a questo Partito Democratico sarei dovuto andare 2-3 volte ad Arcore. Questo avrei dovuto fare. Ora aspetta soltanto a noi partecipare, non lasciarci distrarre anche da una distrazione mediatica che fondamentalmente ha come obiettivo la divisione del popolo italiano. Si parla di ogni, di qualsiasi cosa, destra, sinistra. Io guardo questo paese, è noto, no? Quello che ho sempre detto, in questo paese quelli della rivoluzione liberale, di destra, del sostegno alle imprese, hanno creato Equitalia, e quelli che ancora fanno le feste dell'unità, arrostiscono la salamella ricordando Berlinguer, hanno abolito l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Un mondo fatto a rovescio, un'Italia fatta a rovescia. Ci dobbiamo mettere a testa in giù per capirci qualcosa. Eppure l'abbiamo fatto in questi 5 anni contro tutto e tutti. Incredibile, l'avete visto il trattamento alle volte che abbiamo avuto nelle televisioni e ci siamo andati, i trattamenti mediatici. Mamma mia, uno di noi che sbaglia una parola, per c'è, per qualcuno è più grave di sbagliare una legge. Io una legge incostituzionale non l'ho mai votata, mai. Però questi espertoni che ci hanno lasciato Roma con 15 miliardi di euro di debiti, che hanno massacrato la sanità pubblica, la scuola pubblica, e noi la cancelleremo, la buona scuola, la cancelleremo. Questi esperti, questi opinionisti della politica non riescono a capire, non riescono a capire. Non avete visto il fuori onda ieri di Salvini, disperato? Salvini si è iscritto al Partito Democratico, lo voterà anche il PD, l'ha detto. Cioè, l'avete visto? Facce da funerale di Lenin, che succede? Qua ci fanno il cappotto, sì, perché guardate, io i sondaggi non l'ho mai visti perché ci hanno preso un sacco di voti, però mi sbaglierò, non lo so, non ce l'ho la sfera di cristallo, però sento qualcosa, lo sto sentendo nel paese che si sta muovendo, lo sento, e avremo delle sorprese inaudite, inaudite. Berlusconi e De Benedetti, che hanno promesso di abbandonare il paese, stanno già su internet a cercare un low cost per andarsene fuori da sto paese. Mamma mia, che goduria! Gli aboliremo tutto, sarà una gioia fisica abolirgli i vitalizi. Ma parla bene, parla istituzionale. Oh, occhio, io ho imparato. Dico Deretano, poscia, torpedone, ho imparato tutte le parole perfette in questo paese dove, ripeto, se sbaglio una parola. Io gliel'ho detto là, vi devo raccontare questa cosa. Fazio mi ha detto non la raccontare, gli ho detto non la racconto assolutamente, stai tranquillo. Quando sono andato da Fazio, prima di entrare da Fazio, io mi sono cambiato al volo che venivo da un comizio a Tolmezzo, e Fazio mi fa, esco al volo dal bagno del camerino e c'era Fabio Fazio che mi fa, mi raccomando, senti, stai, non dire cose sconvenienti, perché il paese è felice, c'è stato Sanremo, il paese è felice, ve lo giuro. Io gli ho detto, cioè, no, sì, leggero. Io, assolutamente sì, stai tranquillo Fabio. Ma io sono stato votato per dire quello che gli altri non hanno detto negli ultimi anni. E allora gli gliel'ho detto, che questo è un paese eccessivamente ipocrita anche per responsabilità loro, un paese dove se dici cazzo Berlusconi ha pagato Cosa Nostra c'è chi si scandalizza per il cazzo. E Fazio stava lì con ti prendi tu, ti assumi tu le tue responsabilità, no? Ma mica l'ho detto io, l'hanno detto i giudici, cioè gli abbiamo fatto noi opposizione a Berlusconi, e sono veramente in difficoltà, pronti a unirsi tutti quanti. Grasso, che parla già di governo insieme al Partito Democratico e Forza Italia, poi smentisce perché nel partito dentro gli hanno detto ma che dici. Quell'altro che dice odio il PD e dice io spero che però qualche voto lo prenda, perché qua è una roba incredibile. Ma vedete, cioè, il re è nudo, tutto quello che abbiamo detto in questi anni sta venendo tutto fuori a galla grazie al lavoro nostro, alla compattezza, al coraggio, e anche grazie a Luigi che in questi ultimi giorni, ma non soltanto questi ultimi giorni, ha fatto dei veri e propri capolavori politici. Complimenti Luigi, mamma mia, quanto è bravo.
In questi 5 anni mi avete permesso proprio di fare quel che ho sempre sognato di fare, combattere per le idee, per i diritti, cercare di far capire ai cittadini che è sventurato un paese che si accontenta dei bonus e delle mancette. Ma come ci trattano? Come analfabeti della democrazia? Che cos'è per loro la democrazia? Farci mettere una X, neppure un nome e un cognome, ogni 5 anni su una scheda elettorale. Questo per loro è democrazia. La democrazia l'abbiamo difesa noi in questo paese. Guardate, sempre manifestazioni in piazza senza mai un incidente, tranquille, cittadini convinti della bontà delle nostre idee. Ma vi rendete conto quello che siamo riusciti a fare? Diceva bene Roberto, guarda che abbiamo già vinto. Poi occorre stravincere, per cui dobbiamo veramente adottare uno scettico, fargli capire... Non vota 5 Stelle, vieni con noi che è bello fare politica, la politica è stupenda, ce l'hanno rovinata certi soggetti, ma la politica è la cosa più bella del mondo, è meraviglioso, mi avete dato un'opportunità incredibile, incredibile. E grazie a voi che io sono riuscito a fare tutto quello che ho fatto, grazie a Beppe, grazie a Gian Roberto, grazie a Selene e Marco, due miei due collaboratori, grazie a Sara, la mia compagna, una santa donna che... ha girato con me per il camper con Andrea, ma che meraviglia. Io vi dico soltanto che occorre fare un ultimo sforzo perché possiamo veramente stravincere, lo sento un po' nell'aria, poi ripeto, non lo so, però sento proprio un clima nuovo di grande voglia, non solo di cambiamento ma di riscatto, queste sono delle piazze di riscatto, di bellezza, lo so, grazie. Queste sono delle piazze veramente di riscatto. Quindi occorre fare... No, non esistono più! Non esistono più! Ma che veramente possiamo pensare che oggi i nostri avversari siano Le Boschi, Brunetta, i Renzi? Ma non esistono più! Non esistono più! Ora esiste solo il popolo italiano che deve alzare la testa, unirsi e andarsi a prendere uno dopo l'altro i diritti. Perché i diritti non ci... Perché i diritti non ci cascano dal cielo! Ce li dobbiamo andare a prendere! Uno dopo l'altro, ci hanno tolto i diritti e in cambio ci hanno dato bonus e mancette. Cos'è per loro? Metadone, anestesia? Vogliono un popolo addormentato? Colpiscono la scuola pubblica perché ci vogliono sufficientemente ignoranti per poterci manipolare con i loro sistemi di informazione. E ci vogliono così, no? Galleggianti tra povertà e miseria. Non del tutto in miseria perché altrimenti ci arrabbieremmo. No, però... ci vogliono, no, abbastanza poveri così da non farci occupare della politica, perché la politica per loro è soltanto attività loro e basta, perché gli fa paura un cittadino che partecipa, che si informa, che si candida anche, che prende in mano la propria vita, che combatte per l'interesse generale, il benessere collettivo, gli fa molta paura ed è per quello che non vogliono il reddito di cittadinanza, mica perché non ci stanno i soldi, ne ho visto miliardi di euro in questi anni buttati a destra a manca, e non è assistenzialismo, è una manovra economica che creerà posti di lavoro, perché non vogliono il reddito di cittadinanza? Perché scardinerebbe in un giorno il voto di scambio e certi politici senza il voto controllato non verrebbero eletti neppure dai familiari più stretti. Non vi sto chiedendo il voto, non ve l'ho mai chiesto, vi dico di venire con noi, di partecipare, perché partecipando alla vita politica alle volte ti viene il fegato grosso, il sangue amaro, ma ti senti bene, in pace con te stesso, cammini a testa alta, cosciente di veramente di fare il proprio dovere. Invito i cittadini ad andare al voto, coloro che pensano di fare un torto al sistema non andando al voto, in realtà gli fanno il più grande favore. Chi non vota in realtà vota e vota proprio quei partiti che l'hanno indotto a non votare. Sembra una contraddizione, ma è così, perché una parte di voto controllato i partiti politici ce l'hanno. Per cui più sarà grande il numero di italiani che andranno al voto e meno l'incidenza di questa parte di voto controllato sarà vigorosa. Grazie. Io vi ringrazio, io ci sto sempre, da oggi sarò il primo attivista del Movimento 5 Stelle. Vai, Diba. E ho l'onore di presentarvi una persona che ha permesso tutto questo, che per me è un mito. Beppe! Non vorrei creare qualche sofferenza qui, Grazie! Come vi sentite?
come vi sentite? Ci sarà lui, non ci sarà? Ci sarà, sarà con noi, non ci sarà più? Lui è andato via, poi rientra, ha fatto un passo di lato. Dov'è? Dov'è andato? Dov'è? Gira su se stesso, rientra. Noi siamo il paradosso vivente della politica mondiale. Siamo un paradosso. Il paradosso è... Silenzio, silenzio. Sono l'elevato, silenzio. Silenzio. Il paradosso è tutto ed è tutto il suo contrario. Noi nasciamo da un paradosso. Nasciamo da un paradosso di due persone che paradossalmente si sono incontrate. Un grande manager, che era Gian Roberto, che parlava di strategie, di risorse umane, di obiettivi, straordinario. È un buffone, chiamiamolo così, un buffone che andava nelle piazze a gridare contro la Parmalat o contro la SIP o contro le grandi multinazionali. Ma è stato questo paradosso che ci ha avvicinato. E allora mi ricordo, abbiamo iniziato così anche per gioco, così per dire facciamo qualcosa per gli altri, che è quello il motore di tutto. Se perdiamo quel motore lì, allora paradossalmente è successa una cosa straordinaria. Noi siamo riusciti ad accelerare, ad azzerare tutti i partiti che si sono sciolti in una specie di diarrea nauseante. Fermi. E allora si sono sciolti, hanno anche quel senso che finto di vergogna di togliere magari mezzo nome dal manifesto o il simbolo. Allora tutti i partiti si sono trasformati in movimenti. E l'unico partito vero che c'è oggi in Italia siamo noi. È fantastico, fermi! È fantastico! Siamo gli unici che abbiamo un leader, abbiamo un programma, abbiamo della gente che è già eletta, che sta per essere eletta. Abbiamo le idee, un'ideologia. E allora, fantastico, è fantastico, abbiamo escogitato un sistema meraviglioso, e adesso possiamo andare lì e cambiare veramente delle cose. E allora, il cuore rimane, anche se andiamo lì e faremo delle cose straordinarie, dobbiamo ricordarci del nostro cuore, è quello che ci ha spinto, le grandi parole, guerriere, ve le ricordate le parole guerriere che avevamo dentro finché abbiamo visto una luce e Dio ci sta guardando. Non so se sta guardando la Lega o noi, ma vediamo, c'era una stella. E allora io hanno detto che il periodo del Vaffa è finito. State a sentire, fermi. Può darsi che sia finito il periodo del Vaffa, il nostro diritto al grido, perché quando c'era quel silenzio, quando c'era che non parlava nessuno, noi abbiamo gridato ed era giusto il nostro diritto al grido. Abbiamo occupato piazze, abbiamo fatto una rivoluzione pulendo le piazze. Il nostro diritto al grido, ma no, il Vaffa rimarrà, magari non tutto. Magari una piccola, un vaffino, ce l'avremo nel taschino, un vaffino che metteremo attaccati al frigo come una calamita, un vaffino sulla macchina, ricordati del tuo primo vaffanculo, è bellissimo, perché guardate che la più alta espressione della politica non è fare delle cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate, è questa la nostra filosofia. Noi non abbiamo... Che avversari abbiamo? Abbiamo un ragazzo di 30 anni contro il badante della nipote di Mudara. Allora, abbiamo... Quali sono i nostri avversari? I nostri avversari sono l'idiozia, la disonestà, la slealtà. Quelli sono i nostri avversari. Ma adesso abbiamo questo il badante che io... Quando lo vedo, abbiamo uno spot che è andato oltre quello della Coca-Cola, abbiamo uno spot che gli mettono i cuscini nella sedia per renderlo 10 centimetri più alto. Allora io credo
che finisco, perché è giusto che io non prenda la scena a nessuno. Abbiamo un'ottima persona che ha fatto un lavoro, hanno fatto dei lavori disumani. Io l'ho fatto prima di loro con i camper, andando in giro per l'Italia. È stato un lavoro veramente straordinario. Le piazze forse sono un po' passate di moda, non lo so, però dobbiamo... Ho parlato di moda, può darsi che un giorno riprenderemo questa cosa. Adesso dobbiamo andare lì e portare a casa almeno dei punti del nostro programma, e li abbiamo costretti a inseguirci sul nostro programma. Ecco qual è la nostra grande vittoria: ci stanno inseguendo. Quindi andate, quando andiamo a votare. In Lituania, Estonia votano con un click da casa, noi andiamo in gabina, entriamo con la cosa elettorale, che magari manca il timbro, sei già il documento, è la cosa elettorale, guardi, sei già in balia di chiunque ti dica si metta là, dove mi dica dove mi devo mettere. C'è la Biro, c'è la tenda, si vede qualcosa dalla tenda, metta una X, la X, finalmente siamo anche in grado di metterla una X, Dio mio, è una X. Poi non so, personalmente, io ve lo devo dire, io voto Berlusconi perché io devo mantenere un po' il mio patrimonio, abbiate pazienza, poi devo raddoppiare il cubaggio della casa, insomma, devo fare delle cose. Comunque si cambierà, questo lo vediamo il 5, e il silenzio di chi non va a votare, se la verità diventa il silenzio, allora vuol dire che il silenzio è una menzogna, ricordatevelo bene. Quindi noi con Fragore saremo insieme il 5 per vedere che fine faranno loro e che fine faremo noi. Un abbraccio a tutti. Premier, guardate che c'è una cosa meravigliosa: quando i cittadini avranno gli strumenti per fare un referendum alla settimana da casa, il movimento potrà anche sciogliersi. Noi siamo un movimento biodegradabile, e allora le nostre molecole andranno in giro per le nuove generazioni e i nostri nipoti respireranno aria pulita con una molecola sua e una molecola mia. Arrivederci. Feroce.